quando ho cominciato a lavorare online non c'erano tutte le informazioni, tutti i corsi, tutti i video che sono disponibili oggi in rete. E questo in realtà, se da un lato potrebbe sembrare uno svantaggio, per me è stato un grandissimo vantaggio, perché mi ha permesso di buttarmi, sperimentare, sporcarmi le mani e sbagliare fino a quando non ho trovato il modo migliore per far funzionare le cose. Siamo a Times Square, siamo a New York, e New York io la adoro perché davvero ti fa cambiare mentalità e ti permette di capire che dobbiamo pensare in grande e possiamo avere di più. E proprio per questo motivo nel video di oggi voglio parlarti dell'importanza dell'execution, ovvero della capacità di fare anziché studiare, pensare, progettare, ma non mettere mai in pratica tutto quello che abbiamo letto o abbiamo trovato su internet. Chi riesce infatti e chi ottiene successo è chi sperimenta di più, chi sbaglia più volte. Pensa a Thomas Edison: prima di inventare la lampadina ha sbagliato più di 1000 volte, ma non si è mai arreso e ha semplicemente detto di aver trovato 1000 modi per non costruire una lampadina, e alla fine lui è riuscito. E così allo stesso modo qualsiasi imprenditore, anche chi raggiunge il successo, chi fattura milioni di euro, centinaia di migliaia di euro, o chi riesce a fare le sue prime campagne affiliate in profit, ci riesce perché davvero si è sporcato le mani, ha sperimentato e sì, magari ha seguito qualche corso, però oltre a seguirlo ha poi messo in pratica, ha sperimentato, ha agito. Ed io stesso, avendo frequentato tantissimi corsi, ti dico che il consiglio numero uno che viene dato è quello di fare. Nel caso in cui tu voglia fare ad esempio affiliate marketing sfruttando Facebook con le Facebook Ads, tutto quello che dovrai fare è cominciare a lanciare campagne, chiaramente utilizzando un po' di criterio, ma dovrai lanciare per raccogliere dati e imparare. E soprattutto ricorda che avere una strategia, un metodo e degli obiettivi chiari ti permette di seguire un percorso per un lungo periodo di tempo. Se noi infatti andiamo a tentoni, oppure oggi proviamo a lanciare una campagna, poi la stoppiamo, magari la controlliamo subito prima ancora che Facebook sia riuscito ad ottimizzare tutto il flusso, la stessa cosa avviene su Google Ads, e allora in quel caso probabilmente ci sentiremo avviliti, oppure decideremo di stoppare le campagne che l'affiliate non fa per noi. Stessa cosa per la SEO. Su monetizzando.com ho ricevuto tantissime penalizzazioni, ma questo non mi ha mai fatto mollare, è stato sempre un modo per imparare, per capire come ragionano i motori di ricerca e per accrescere quelle che sono le mie competenze e le mie capacità. Tutto questo è stato possibile appunto grazie alla voglia di fare, al metodo ed alla strategia. Quindi tre parole chiave che ti consiglio se vuoi davvero lavorare online o se vuoi avviare un business indipendente sono metodo, obiettivi ed execution. Devi avere un metodo corretto, devi stabilire il tuo metodo di lavoro, devi avere una strategia con degli obiettivi chiari da seguire, obiettivi che siano realizzabili, che siano concreti e che siano misurabili. E infine l'execution. Ogni giorno dovrai fare quella determinata azione con una costanza incredibile per riuscire a ottenere risultati. È la stessa cosa che avviene in ogni campo della vita, se ci pensi. Chi ad esempio va in palestra, fa bodybuilding, dovrà allenarsi ogni giorno per ottenere quel risultato. Io sono anche un maestro di pianoforte, per imparare a suonare il pianoforte ho dovuto studiare ogni giorno pianoforte. Esiste una teoria che è la teoria delle 10.000 ore, che dice che diventeremo bravi in un qualcosa solo dopo aver fatto 10.000 ore di pratica. E la pratica, ovvero l'execution, è quello che è fondamentale per riuscire a costruire la tua libertà, il tuo business o semplicemente la tua attività online digitale. Questo video da Times Square perché a me piace viaggiare ed effettivamente New York è una città incredibile che ti permette di pensare in grande, di aprire la tua mentalità e di cercare nuovi spunti, avere nuove idee per crescere, fare sempre di più, migliorarti e diventare la versione migliore di te stesso. Con questo è tutto, un saluto da Times Square e al prossimo video.